Armando Ortei e Laura Ortei Nones. Roberto Bellucci. Bellucci come se andasse a bere un bicchiere d'acqua, no? Eccolo qua, Roberto Bellucci, oltre ad essere ammaestratore e domatore di tigri, è anche il direttore del circo in cui lavora, il circo Embel Riva. Ecco, ha un microfono per cui sentirete anche quello che dice, io vorrei farvelo sentire davvero. Particolarità di Roberto Bellucci è che si diverte a giocare in maniera anche manesca con le sue tigri. Imita dei gesti del pugilato, insomma fa la lotta, è un tipo che è molto attivo, un particolare ammaestratore di tigre. La cosa più pericolosa da segnalare è che le tigre, a differenza di altri animali, possono decidere improvvisamente di cambiare atteggiamento nei confronti del domatore senza preavvisi, e quindi non vorrei essere Roberto Bellucci. Sentiamo un po' quello che dice. Davide, c'è una tigre che si chiama Davide anche. Bene, intanto mentre sentiamo parlare Roberto Bellucci, vi rendete conto, come vi ho detto altre volte, che il linguaggio usato dai domatori è un misto di ordini precisi dati in italiano e alcune parole in tedesco. Ecco, c'è una tigre che si chiama Tiger anche, perché quella che si chiama Davide è un po' particolare. Guardate con che faccia lo guardano, sono abituate a giocarci sempre assieme, a fare la lotta, come si dice tra bambini, no? Quindi vorrebbero anche adesso farla, ma no, adesso è il momento di lavorare, non di giocare, bambine. Io vorrei raccontarvi la favola di Androclo. Chi era Androclo? Ve l'hanno già spiegato a scuola? Ve l'hanno già raccontato? Allora ve lo racconto io. Schiavo romano, che improvvisamente venne risparmiato dal leone. Ai ai ai. Scusate, intanto mi spavento anch'io e mi fermo. Ecco, che venne risparmiato Androclo, non Bellucci che ovviamente veniva appoggiato alle sbarre dalla sua tigre, dal leone che doveva divorarlo all'interno dell'arena. Perché il leone, che di memoria molto lunga, riconobbe in lui quel ragazzino che gli aveva levato dalla zampa, che gli faceva male, una spina. Per cui questi animali, come tutti i felini, hanno grande memoria. Quindi, insomma, quello che non ti fanno oggi ti possono fare domani o dopodomani, anche tra un anno. Hanno la memoria degli elefanti, eh? Ecco, adesso per la prima volta vedrete una tigre fare un numero di equilibrismo. Questa è una grande particolarità del numero di Roberto Bellucci. Vai Rambo, vai. Tira un po', perché è molla, tira un po'. Vai, vai, vai. Guardate, non sembra il vostro gatto quando fa queste cose in casa? Eh? Si vede che è un grosso gatto, vai. Guarda. Forse ha anche un po' di paura, poverino. Vai! Ok, vai te, via, vai, up. Allez, vai, vai te, vai. Vai su di là.
guardate l'altro che va a consolarla, diceva, stavi cadendo, eh? Che belle che sono le tigri di Roberto Bellucci. Alza, vai su, hop, su, su, Rocky, vai su, Rocky, vai su, soli, soli, vai su, soli, soli.